Via, raccontami le emozioni che state vivendo in questo momento. Ma guarda, non lo so, io forse ancora non ho realizzato, tant'è che mi sento abbastanza tranquilla, ma non ho parole, non so che cosa dire. Abbiamo vinto una grande partita, è un mese e mezzo che siamo in ritiro, siamo riuscite a tenere duro. Il fisico verso la fine stava un po' mollando, però abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Il dottore, che è lì alle tue spalle al telefono, ha detto: non abbiamo vinto, abbiamo stravinto. È vero, ha ragione. Non ce n'è stato per nessuno e abbiamo fatto vedere a tutti che l'Italia è la squadra più forte. 3 anni di lavoro sostanzialmente, che parte dall'Europeo perso in casa con l'Olanda 2017 e poi da quella sconfitta che cosa è cambiato? Ma allora, dalle sconfitte io penso che si impari sempre. Abbiamo iniziato a lavorare, a vederci anche più spesso durante l'inverno e piano piano sono arrivati i risultati. Che effetto fa essersi qualificate per Tokyo qualche ora, un paio di giorni dopo, la pallanuoto maschile? Sì, ho visto purtroppo stamattina dalle news che anche il Settebello è riuscito a laurearsi campione del mondo, infatti colgo l'occasione per fare in bocca al lupo e i complimenti. Nel senso purtroppo perché non sei riuscita a vederli, non purtroppo perché... No, purtroppo perché l'ho visto solo stamattina, quindi... Però gli faccio i complimenti anche a loro. E l'Italia è una grande nazione, ci sono un sacco di atleti forti, determinati e questo è quanto. Scusate, non riesco a parlare molto bene. Ti faccio una domanda un po' indiscreta, Bea. La telecamera, secondo te, questa sera possiamo portarla in albergo, all'interno dell'albergo? Oddio, a vostro rischio e pericolo, non so cosa potrà uscirne, però sicuramente ci sarà da divertirsi.